Buonasera, osserviamo la carta del tempo e così ci spieghiamo un po' le condizioni attuali sull'Italia e quelle future per domani. È un'analisi prevista, cioè il campo barico, cioè tutto l'insieme delle isobare, sono valori che uniscono e sono linee che uniscono valori uguali della pressione atmosferica ridotta a livello del mare. Di conseguenza, queste isobare mostrano chiaramente l'introduzione di una saccatura che non è altro che un'estensione della zona depressionaria della penisola scandinava. Osservate il minimo di 984 millibar, si porta con una propagine sull'Irlanda, sulle isole britanniche, poi sul Golfo di Gascogna e quindi sul bacino occidentale del Mediterraneo. Tutta la parte occidentale del continente europeo è entrata nella zona depressionaria delle perturbazioni atlantiche e così la dorsale dell'alta pressione che ha retto così bene per tanti giorni, addirittura che ha persino un po' annoiato dato il caldo, non ha retto l'urto della perturbazione numero 11, l'entrata quantomeno della 11, hanno preso più vigore o staranno prendendo più vigore la perturbazione 10 e la 8, la 8 è stata agganciata dalla 10 e ovviamente si è aperta una saccatura sul Mediterraneo. Quando si apre una saccatura sul bacino occidentale del Mediterraneo si mettono i venti da scirocco. Con i venti da scirocco il mare incomincia con un'onda lunga da sud-est e il cielo si copre, prima si vela con strati molto sottili e molto alti, poi sempre più bassi, poi mentre transita la perturbazione giungono piogge e temporali. Tutto questo avverrà nel corso delle prossime 24-48 ore per le regioni a nord di questa linea, praticamente dalle regioni centrali verso nord. Dalle centrali verso sud non succede nulla. Ecco le previsioni per le prime 24 ore. Nuvoloso, con piogge sparse e temporali al nord. Al sud di Firenze e poi di Livorno, sino ad arrivare alle Bocche di Bonifacio, poco nuvoloso, massimo nuvoloso temporaneamente, foschie durante la notte lungo i litorali del Tirreno, quasi sereno al sud. I venti da scirocco saranno più forti sui mari occidentali, cioè sul Tirreno, Mare di Sardegna, Canale di Sardegna. Saranno più deboli sull'Adriatico e sullo Ionio. Quindi anche i mari saranno mossi, i mari occidentali, poco mossi, i mari invece Adriatico e Ionio. La temperatura è in aumento sulle regioni centrali e sulle regioni meridionali, lieve aumento, in diminuzione o stazionaria sulle regioni del settentrione. È tutto, grazie, buonanotte.